E noi, non volendo, io ho avuto l'onore di vedere il più grande giocatore di tutti i tempi, Gio Di Maggio, venne a Nettuno quando stavamo al campo lì. Io giocavo già in quella squadra quando venne Gio Di Maggio nel 1957, credo. E siamo rimasti tutti molto affascinati da questo signore in borghese, no? Che mi ricordo, le prime cose belle del baseball le abbiamo viste da Gio Di Maggio. Non pensavo che una star del baseball americano potesse essere così umile, stare in mezzo a noi, così tra... Vederlo poi in campo e così, senza una divisa da baseball, in uniforme normale, borghese, con la giacca, di fronte a un nostro lanciatore, che era il più forte lanciatore italiano di quei tempi, mi ha fatto un'impressione così, ho fatto, ma possibile, questo è uno così forte che in America lo idolatrano tutti, tutti dicono Gio Di Maggio è forte, è forte, è forte. Noi tenevamo uno dei più grandi lanciatori nella proporzione, non come americani, come principianti, Carlo Tagliabosschi. La battuta che ci lanciava da Tagliabosschi. C'erano i lanciatori. Lui prima con la giacca mise lì e cominciò a battere. E questo col bastone Gio Di Maggio aspetta che Carlo tira la prima palla e aspetta, tum, strike! Tutti contenti noi di Nettuno che io mettiamo. Strike! Due! E Piaci dice Gio Di Maggio, che mi è? Sei pronto? Puoi anche tirare, ma come sto a tirare mo io? Poi vedi che la palla andava veloce, gli tolse la giacca, si tirò su le maniche. Allora disse al nostro lanciatore, a Tagliabosschi, tira adesso. Stava a tirare con impegno. Tutto un tratto, lui si prepara, Carlo Tagliabosschi lancia la palla, la prima palla così, tum, fuori campo. Sai, il campo prima era di 80 metri, era molto piccolo, e vedere questa palla che sorvolava gli alberi. E la palla ha superato gli esterni, ha superato il fuoricampo, ha superato la strada, ha superato le case ed è caduta nell'acqua, dietro possibili 150 metri, 400 feet possibile. Senza muoio. Se sarà sbagliato, invece un'altra volta ce la ritira, fuori campo. E lui ha tirato, boom, boom, sempre 4, 5 palle, 6, tutte fuori. Ogni battuta sempre fuori campo. 5 palle, 5 fuori campo. 5 palle, 5 fuori. 3 palle ci ha fatto tirare, 3 fuori campo. E da là ho capito che significa il baseball. Che noi eravamo proprio come un ragazzino che cammina, principiante.